L'impegno interno significa anche da parte dell'Italia essere molto attivi di fronte ai casi pendenti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, dare risposte positive, sviluppare la nostra agenda nazionale su alcune delle questioni fondamentali, a cominciare dalla situazione delle carceri, portare a termine e all'approvazione finale del disegno di legge sulla tortura, che è stato approvato, come sapete, in prima lettura alla Camera, adesso arriverà al Senato, e può darsi che sia migliorabile, ma noi ne abbiamo bisogno, anche dopo il caso della scuola Diaz, un paese civile deve portare rapidamente all'approvazione definitiva questo disegno di legge.